un'incubazione lunga, di un desiderio lungo di scrivere quello che ha scritto, l'ha pensato, l'ha ripensato, tante di quelle volte, fin quando poi possibilmente è venuto fuori quasi di getto, originariamente in una lingua, diciamo così, molto più vicina, una lingua molto più vicina al dialetto, perché lui cercò anche di trasfondere l'anima linguistica dentro il romanzo, e poi magari nelle edizioni successive lo riportò ad una lingua italiana più scorrevole, diciamo così, per le masse. Quella forse avrebbe potuto essere, per tante lavori, per gente di gusto un po'. Poi, fra l'altro, il basicotano non è come il mio dialetto, che è internazionale, è proprio limitato soltanto a Basico, e quindi non potevamo, insomma, spazio. Miletellano, ecco, perché dobbiamo distinguere questa cosa di Militello. Sono due. Una in Val di Catania e una dalle mie parti, in Val Demone, no? Militello in Val Demone. Quelli sono militellesi e noi siamo militellani. Detto questo, quindi, cosa si differenzia dal primo? C'è un filo conduttore, innanzitutto, che è sempre unico, che poi io vorrei tradurre con una bella espressione che ho trovato da qualche parte: ritorno al nido. Questo ritorno al nido è una costante, cioè il ritorno a Basicò, il ritorno nei luoghi dell'infanzia, il ritorno nei luoghi della tradizione. Questa è una costante assoluta. Poi c'è la voglia di raccontare l'amore, e dividerei così per comodità in amor sacro e in amor profano. L'amor sacro noi lo troveremo nella parte finale, nella parte postmoderna dei racconti, o comunque la parte che si proietta nel futuro. Non posso dirvi tutto perché altrimenti l'editore mi dice: no, tu non devi dire particolari, li devi solo incuriosire. L'amor profano è nella parte iniziale. E mi piace come descrive la psiche femminile. Lui ha proprio questa inclinazione: i maschi per lui quasi non esistono e quasi non hanno psiche, ma le donne proprio le descrive in una maniera fantastica. Il 50% mio è femminile. Ognuno, sì, questa è una vecchia teoria, ognuno di noi ha una componente maschile e una femminile, e speriamo che noi prevalga quella maschile. Poi ovviamente. Ah, ecco, quindi la riconduciamo di nuovo dall'altra parte. Stiamo dicendo quindi l'amore, ecco, la prima parte è l'amore moderno, l'amore scanzonato, l'amore di una donna disinibita, disinvolta, che tra virgolette ama dialogare, comunicare più che dialogare col corpo, puntini puntini, vi lascio immaginare. Tutta una serie di fallimenti, ovviamente, di questo tipo di amante, no? Che poi alla fine si concludono con tanti fallimenti, con tantissimi dispetti. A proposito di dispetti, per esempio, un altro è all'inizio un dispetto grandissimo nei confronti di un grande amatore, che dopo un amore occasionale viene punito delle sue magagne, che non dico quali sono, ma amava un certo tipo di razza animale, si comportò male, e poi quegli stessi animaletti, si può dire animaletti, gliel'hanno fatta pagare. Quindi siamo nell'amor profano. Verso la fine, no, c'è la parte lirica, c'è il sogno dell'autore di lasciare una traccia. Insomma, la dico fuori di metafora, per cui li parlo anche per allegorie: siamo di fronte agli eredi dell'autore. Dietro c'è l'autore che li guarda, che li osserva, che li ama ovviamente, no? Che li vede in un mondo completamente diverso, ma che li vuole riportare nel suo mondo naturale, nel suo habitat naturale, che è Basicò, per vedere come si vendemmia, per vedere come si trebbia, e poi per vedere, ecco, la cometa di Halley, che è il punto di arrivo e anche il punto di congiunzione fra generazioni diverse, perché può capitare il caso che uno di loro possa vederla due volte, la cometa di Halley, perché ritorna nel cielo ogni 71 anni, 76 anni o qualcosa del genere. Non vado oltre. Poi ci sono racconti fortemente onirici, cioè, come dire, raccontati sul filo che può sembrare della fantasia, e lo è in apparenza, ma poi quando voi lo rileggete quel racconto, perché lo rileggete due volte, anche tre volte, perché la prima volta possibilmente neanche lo capirete, e allora scoprirete che è un esercizio di fantasia, talvolta pura, è una fantasia fine a se stessa, come per esempio quando descrive l'amore fra una goccia d'acqua e un granello di sabbia, no?
c'è uno scatenarsi della fantasia pura. Poi invece c'è la fantasia che prende spunto da vicende sempre più personali. È uno sforzo indagatore, Pippo ha sempre avuto questa mania di entrare dentro se stesso per capirsi, insomma, soprattutto per capire chi è. Ecco, chi è Pippo? E voi lo troverete, ma è criptato anche il racconto, lo troverete all'interno di un racconto fantastico in cui alla fine si ritrova e si incontrano due generazioni completamente diverse, diciamo Pippo e una sua antenata che si danno la mano, che si scoprono a vicenda, anzi lei, la donna, è la guida, come è logico che sia nel suo modo di pensare, nella sua filosofia, e lo porta a scoprire se stesso, a scoprire chi è e saldare anche un debito, perché lui nel racconto, ma nei primi, ma anche in questo, Pippo ha un debito. Lui vuole, come dire, non punirsi, per carità, riscattare l'affetto che non ha sufficientemente, dal suo punto di vista ovviamente, dato a papà. Lui ha amato tantissimo papà, ma non glielo ha dimostrato, ovviamente è stato ricambiato tantissimo, e nei racconti ritorna questa sensazione, questo senso di colpa. Ecco, lui proprio dice, lo chiama con il termine giusto, questo senso di colpa che lo porta a parlare intensamente, ad indugiare sulle vicende che riguardano il papà, un po' meno sulle vicende che riguardano la mamma. Poi ovviamente ci sono le vicende della zia Ciccia, che è un personaggio che ricorreva nel primo e nel secondo romanzo, sono racconti, diciamo così, godibilissimi. Poi c'è un racconto, Il fiore di carne, e un altro ancora, Altrove. Beh, in questi due racconti voi scoprirete qual è la fonte del linguaggio quasi magico che lui vuole produrre, no? Del linguaggio, come dire, quello che provoca sensazioni più che lasciare l'impronta del reale, no? E lo scoprirete. È un autore che secondo me è il suo autore, no? Inizialmente ho parlato del Nido, e penso che sia Pascoli, no? E ripercorrendo alcune poesie di Pascoli costruisce un racconto proprio sul fantastico, sull'onirico, e anche stilisticamente stilisticamente tradisce questa sua propensione verso lo stile, diciamo così, pascoliano. Ma troverete anche altre citazioni, per esempio sarà citato Leopardi, Dante, Ungaretti, quando sono segnato qualcuno, è citato anche Fabrizio De André, quando lui parlerà di un rapporto particolarissimo con un suo amico cugino strettissimo, che poi purtroppo verrà a mancare. Lui dirà: avevo un fratello e sono tornato, ho tornato figlio unico. Insomma, questo è il Pippo. In questo romanzo, anche se voi non ve ne accorgerete, si racconterà un po' la sua storia, la storia della sua vita, attraverso le varie fasi, dall'infanzia fino alla maturità, e questo desiderio, come dicevo, di ritornare, tant'è vero che lui racconta anche di avere aggiustato casa, eccetera, laddove immaginava di vedere papà e così via di seguito, dove poi la stessa casa sarà poi l'ambientazione, oggi si direbbe con una terribile parola inglese, location, che non mi piace, l'ambientazione forse più bella, delle vicende umane degli altri. Adesso chiudo col San Luigi. Nel San Luigi mi sono rivisto pure io, ma non mi sono rivisto in classe, mi sono rivisto pure col professore di matematica, che io non dico che odiavo, però praticamente non ne volevo sapere esattamente come lui. Mi sono rivisto in quell'androne, neanche in quello stanzone enorme dove si proiettava. Di cui ho cambiato il cognome, tra l'altro. Quale? Del professore di matematica. Ah, sì, l'hai cambiato, difatti dico, ma questo Cristo, io non l'ho riconosciuto, guarda, la mia memoria mi tradisce la sua più lucida, non l'ho riconosciuto, ma siccome il professore. Non Aquilino, sì. Ma siccome il professore di matematica, per noi, penso, per me, ma penso pure per lui, sono sempre stati gli stessi, potevano cambiare il nome, ma l'antipatia restava, insomma, voglio dire, no? E questo androne freddo, dove siamo stati tra virgolette abbandonati, perché i genitori non abbandonano mai i figli, no? Ma bisognava pur salutarsi prima di andare via, no? E allora ci si salutava prima di andare via in quest'androne, e poi si faceva finta di non vederli i genitori, non ci si girava a guardarli per superiorità, per sentirsi un po' più maschi.
E l'ultimo ricordo è il ricordo del nostro migliore professore, nostro nel senso mio e suo, no? Non è detto che lo fosse, è sicuramente anche per Carditello, per l'ingegnere è sicuramente anche quello, ma poi lui ha fatto l'ingegnere, significa che forse con i professori di matematica aveva un rapporto migliore del nostro. E quindi una propensione... Il professore nostro per eccellenza era Don Panasci, un grande uomo e un grande sacerdote, e lui racconta di questo incontro, forse anche di un incontro in maniera particolare, con il suo professore lo va a trovare e poi lo andrà a trovare anche quando sarà un po' malaticcio e così via di seguito. Di questo incontro non vi racconto nulla. Vi dico soltanto che a me mette un po' di nostalgia, ma io cerco di scappare e di andare avanti. A voi sicuramente farà piacere, e quello che è importante quando si legge un libro non è ricordarsi gli episodi. Io dico che l'importante è il retrogusto, come quando uno beve un bel bicchiere di vino, quello di giusto, è il retrogusto, si sorseggia e poi c'è qualcosa che rimane. Dei libri belli rimane il retrogusto. Io ho letto tantissimi libri, sono un appassionato, forse un maniaco, e io non vi saprei ridire quello che ho letto nei particolari, nei dettagli, ma di ogni libro posso sempre dire se è un bel ricordo, se c'è un bel retrogusto o no, e addirittura mi scappa pure dalla memoria. Questi sono libri che invece penso che rimangano nella memoria. Grazie.